comunque in questi giorni ho postato nel canale due video, uno per quanto riguarda l'uscita del mese di luglio dell'anno 2006, ovvero gli stand bianchi, l'altro video invece riguarda i Pandora Box della LC Model, in quanto pur essendo usciti nell'anno 2013, però ovviamente non essendo Bandai non ci stanno nella cronistoria di tutto ciò che stiamo vedendo solo Bandai, ma anche perché forse si riescono a intravedere qui due ripiani dei Gold. Finalmente mi sono deciso a liberarli dai Gold classici, come vi ho spiegato anche nel video stesso, e nell'attesa poi di metterci X. Comunque i Pandora Box avrei dovuti metterli via lo stesso, perché ingombrano uno spazio che con gli X veramente non ci stanno a causa dei mantelli. Ma torniamo comunque alla cronistoria delle uscite dei Knit, quindi approdiamo nel mese di agosto, sempre dell'anno 2006, dove venne rilasciato il quarto Cavaliere di Bronzo, quindi parliamo di Andromeda V3 Final Version. Come sempre iniziamo a vedere questo Knit, la confezione, come si presenta lo stand, e noi ci vediamo come sempre dopo, quindi prego! Dunque ragazzi, iniziamo come sempre dall'analizzare lo stand di questo personaggio. Quindi vediamo lo stand di Andromeda terza evoluzione come si presenta. Devo dire che secondo i miei gusti personali questo stand tra le quattro evoluzioni, considerando anche quello divino, è quello che preferisco di più, anche se mi piace molto lo stand V4. Però questo qua, a differenza del V1, che ancora non abbiamo analizzato ma che credo ormai tutti conoscono, e a differenza soprattutto del V2, questo stand finalmente con questa evoluzione, quindi l'evoluzione finale, inizia così a prendere una forma più veritiera, più femminile, decisamente più bella rispetto alle altre. Analizzando lo stand, diciamo che il volto mi piace, è molto simile a quello V2, ma soprattutto mi piace la capigliatura, perché qui è più lunga, quindi anche sul retro, come abbiamo potuto vedere, scende fino alle spalle, abolendo definitivamente quell'effetto caschetto mozzato avuto fino adesso con il V2. Ciò è un punto a favore di questo stand, perché ripeto, comunque è più veritiero, risulta essere anche più bello. Il diadema ovviamente si inserisce in maniera molto facile, va montato direttamente sulla fronte dello stand, quindi nulla di complicato. Passando alla fase proprio di montaggio di questo stand, anche qui è tutto molto facile. Partendo comunque dalla parte bassa, quindi dalle gambe, bisogna inserire per primi gli schinieri, la parte in metallo, quindi quelli con le punte verso il basso. Dopodiché si inseriscono poi le gambe sullo stand, quindi sulla base dello stand per essere più preciso. Si inseriscono poi i copricoscia lateralmente e sopra si incastra la struttura, quindi il corpo di Andromeda.
Salendo abbiamo poi la cintura e il busto che vanno montati come se stessimo vestendo il mitt di Shun e poi abbiamo l'aggiunta delle braccia. Prima di inserire le braccia però lateralmente ai fianchi, diciamo così, quindi lateralmente al busto, ecco, dello stand vanno inseriti proprio nel corpo dello stand, dei supporti che vanno poi ad appoggiarsi sullo busto in metallo. Questi ci fanno poi da base per inserire le ginocchiere e fare in modo che questo stand abbia i segni che possiamo vedere. Poi arriva il momento delle braccia e anche con l'aggiunta delle braccia questo stand acquista un valore aggiunto perché rende questa figura, come già ho detto, più veritiera, perché in effetti con lo stand V1 e V2 le braccia erano completamente inesistenti. Quindi sulle braccia cosa va montato? Ci vanno montati coprispalla ovviamente, abbiamo poi la parte in plastica, quindi degli schinieri, quindi le cavigliere e poi i bracciali e poi in ultimo le mani. Per quanto riguarda i bracciali, si può scegliere se inserire i bracciali questi con le catene e in effetti poi vanno fissati lateralmente sulla base dello stand grazie a dei piccoli ganci fatti a mo' di uncino e quindi basta semplicemente inserire gli anelli delle catene in questi due uncini e distribuire le restanti parti delle catene sulla base. Sulla base che è tutta in PVC, che è di un blu notte, quindi richiama proprio la costellazione di questo personaggio. Vi sono impresse poi delle finte catene che però richiamano perfettamente la colorazione delle catene in metallo. Quindi io ho scelto di montarlo in questo modo perché è tutto più bello e più armonico. In effetti però si può scegliere anche di inserire i bracciali quelli senza le catene. E grazie a due spezzoni delle stesse catene fatte in PVC si possono unire estraendo innanzitutto questi uncini dalla base, inserendo i due spezzoni di catene in questi fori e poi legarli, quindi andarli ad inserire nei fori che si possono vedere vicino alle mani dello stand. Ora, questo sistema a me non è mai piaciuto per due motivi, perché io trovo questi spezzoni abbastanza corti, ovvero le volte che io ho provato ad inserire queste finte catene in PVC, o mi saltano dalla base o si staccano dalle mani, quindi sarò forse incapace io sicuramente a montarli, ma non sono mai riuscito a metterli insieme. Non mi piacciono anche perché comunque non hanno la stessa colorazione poi delle catene che troviamo stampate sulla base. Di conseguenza è una cosa che io non ho mai scelto e ho scelto sempre invece le catene in metallo. Questo è per quanto riguarda tutta la fase di montaggio di questo stand, quindi non c'è altro da aggiungere. Il risultato per me è veramente bello perché, ripeto, questo stand si presenta in una forma molto eterea, grazie anche a questo fatto di avere le braccia comunque conserte, no? Quindi che vanno a coprire i segni, anche se si vedono. Però rende questa figura, questa posa molto eterea, quindi mi piace veramente tanto. Il V4 ovviamente, quindi lo stand V4 è eccellente, è veramente fatto bene perché lì abbiamo anche poi una figura completa proprio di tutto il personaggio, quindi anche le gambe, però restando sulle tre evoluzioni, quindi V1, V2 e V3, questa è quella là che io decisamente preferisco di più. Quindi per me il risultato è ottimo. E sicuramente, grazie anche alla sua statura, perché comunque è uno stand di media grandezza, esposto in vetrina, merita veramente tanto. Quindi mi ripeterò ancora una volta, per chi ha la fortuna di avere spazio a sufficienza e avere anche tanti bei soldini per poter fare un 2x, ecco, questo è uno di quegli stand che io consiglio da poter esporre nella vetrina.
Dunque ragazzi, siamo arrivati così anche a questo punto del video, quindi vediamo Sun come veste la sua armatura. Dunque, iniziando come sempre dal fattore fedeltà, volto, capelli, dunque nell'anime, quindi nell'OAV di Hades, i capelli di Sun assumono un andamento, quindi un taglio leggermente diverso da come l'abbiamo sempre visto nella serie classica, ed anche il colore diventa di un verde più pallido. Devo dire che comunque per quanto riguarda i capelli ci siamo, quindi è fedele alla controparte animata. Idem per quanto riguarda anche il volto, perché comunque quando uscirono questi Meat, per bellezza e quindi per fedeltà sommariamente alla loro controparte animata, come ho detto già anche negli altri video, furono Meat che fecero proprio la rivoluzione se messi a paragone con i vecchi V2. In effetti Shun è stato da sempre, proprio per la bellezza di questo personaggio, quindi di questo Meat, uno dei cavalieri più introvabili, almeno nell'epoca in cui io ho iniziato a collezionare Meat. Devo dire che per quanto sia fedele anche il volto, quindi abbastanza somigliante al vero Shun, io lo trovo però abbastanza pallido, a differenza di come invece ci viene mostrato nell'anime. Il diadema comunque mi piace perché comunque delle giuste dimensioni, quindi si inserisce al capo facendo la sostituzione della capigliatura anteriore, non dà problemi, non cade, non si muove, insomma stabile in maniera totale. Passando al corpo, abbiamo un corpo G2 anche per Shun, quindi con più punti di snoda d'altezza qui, diciamo, delle gambe sulla parte superiore, anche per quanto riguarda gli addominali, per quanto riguarda le braccia, insomma tutti i punti che ormai bene o male tutti quanti noi conosciamo. Passando all'armatura, la fase di montaggio sul corpo dei Meat è estremamente facile, questo come è stato anche per gli altri cavalieri di bronzo prima di lui, venuti prima di lui, quindi ogni pezzo è fermo lì al proprio posto, anche per quanto riguarda la parte bassa, quindi veramente ottima. Devo dire che questa armatura, così come lo è stata già la V2, non presenta i seni, però contribuisce anche in questo caso a rendere questa figura di Shun abbastanza femminile, vuoi per la colorazione, vuoi perché comunque parliamo di un'armatura femminile a tutti gli effetti, perché rappresenta la costellazione di Andromeda, no? Quindi considerando che poi Shun è anche un personaggio molto delicato, il classico bravo ragazzo, quindi un ragazzo dai valori accentuati, ecco, tutto questo contribuisce a rendere la figura di Shun un po' androgina. In effetti però io credo, cosa che ho sempre sostenuto, che proprio Shun era proprio l'unico tra tutti i cavalieri presenti nell'anime ad essere il degno custode di questa armatura, quindi gli garza la perfezione. Cosa non mi piace di questa armatura? La cosa che non mi piace di questa armatura è lo stacco che abbiamo visto mentre il Meat girava sulla parte del retro degli schinieri, perché in effetti questo stacco tra la parte dei polpacci e delle caviglie, quindi questa assenza totale dell'armatura in questi due punti, è un qualcosa che abbiamo già riscontrato sul Meat di Dragone V3, su Cigno V3 e su Andromeda. In effetti non si può imputare la Bandai di questo, perché l'armatura nell'anime è così, quindi Bandai non ha colpa. Però mentre sul Meat di Dragone
si notava poco, perché comunque Sirio ha un corpo nero. Idem per quanto riguarda Cigno, che avendo un corpo chiaro, un'armatura chiara, questo punto lo si nota veramente facendoci attenzione. Qui invece, avendo un corpo di una colorazione di rosa pallido e due diverse colorazioni per quanto riguarda i pezzi in plastica e quelli in metallo, allora ecco che questo vuoto si evince maggiormente. In effetti è il primo cavaliere di bronzo sul quale vediamo due colorazioni diverse sui coprispalla, sulle cavigliere e anche le mani. Le mani ora si vedono poco perché comunque sono coperte dalle catene, però non sono della stessa colorazione dell'armatura. Anche questo personaggio comunque esce dalla confezione con i pugni aventi già impressa l'armatura sopra, quindi un neo questo che accompagnerà, che ha accompagnato tutti e cinque cavalieri di bronzo V3. Il risultato finale comunque per me è eccellente, perché veramente è un meet fantastico. Mi auguro, come dai, voglia valutare l'idea di riproporli in versione X, ma per come stanno andando le cose ho veramente seri dubbi. In effetti questi V3 in versione X sono stati già annunciati da una certa casa fake, che però io non faccio il nome perché io non sono a favore dei fake, anche se molti sostengono che sono buoni, ma io comunque non li compro. Però comunque ecco, mi auguro che la Bandai voglia considerare questa ipotesi, questa idea. Dunque, passando al contenuto della confezione, la confezione di Shun contiene un bel set di mani molto ricco, contiene comunque la catena a spirale fatta in PVC, però che è come sempre di una colorazione matta, quindi che si distacca totalmente dall'altra, che invece resta in metallo. Abbiamo poi una catena a zig zag per le onde del tuono, questa sì che è della stessa colorazione delle catene in metallo, perché è in plastica. E in più abbiamo comunque il diadema dell'armatura V2 per poter prendere la testa di questo Mit e con quel diadema V2 e fare l'upgrade allo stesso Mit V2. Ragazzi, io ho detto tutto ciò che c'era da dire. Indubbiamente questo Mit per me rappresenta uno dei Mit più belli, più eleganti, quindi è un Mit che io ho in vetrina esposto con enorme soddisfazione, enorme piacere. L'ho cercato tantissimo agli inizi, quando ho iniziato a collezionare, quindi ci sono affezionato e per me resta comunque uno dei miei Mit preferiti. Dunque ragazzi, siamo arrivati così anche alla fine, quindi ormai io ho preso proprio una fissa con questa cosa di mostrarvi la confezione come si presentano, perché lo faccio anche in questo caso, perché in effetti, come possiamo vedere qui, la figura di Shun, e parlo unicamente del fattore colorazione plastica e metallo, qui abbiamo un'unica colorazione, ma la parte che a noi interessa di più, perché è là che si evince di più questa differenza, quindi la zona delle cavigliere, è coperta comunque dal logo Mit Cloth. Di conseguenza non si può vedere, ma già solo osservando comunque le mani, perché anche le mani hanno questa differenza di colorazione, l'abbiamo visto nel video, solo osservando le mani si capisce quanto poi modificate siano state queste foto. In effetti però, guardando poi il retro della confezione, quindi dove il Mit ci viene mostrato interamente senza sovrapposizione di altre immagini, notiamo che anche le cavigliere sono state ritoccate, quindi tutto ciò che ha questa differenza di colorazione tra la plastica e il metallo sulle foto è stato modificato. In effetti si sa, le foto vengono comunque ritoccate a partire dalle foto poi ufficiali, no? Che noi conosciamo, però diciamo che questi errori ad oggi possono essere ancora giustificati, perché stiamo parlando di Mit vecchi ormai di 10 anni, e si sa che poi i miglioramenti, proprio quelli effettivi, quelli veri, dove non abbiamo più riscontrato problemi di montaggio della cloth sia sullo stand che sul corpo del Mit,
pezzi meglio definiti, colorazioni uniche tra plastica e metallo. Tutti questi miglioramenti li abbiamo riscontrati a partire forse dal MIT di Pavilion, quindi gli ultimi MIT rilasciati della serie ADE per quanto riguarda i MIT classici, quindi Pavilion, Farao, Caronte. Per quanto riguarda anche gli X, anche lì questi fattori delle diverse colorazioni da plastica e metallo sono stati aboliti, però devo dire che per quanto riguarda i bronzi, lì ci sono alcuni punti proprio delle armature che a me non sono mai piaciuti, però purtroppo resteranno così. Dunque ragazzi, credo sia arrivato anche il momento di salutarci, io vi ringrazio come sempre per la visione del video. Se vi va lasciate un vostro commento, se vi va lasciate un vostro mi piace, se vi va e siete nuovi iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto e ciao!